Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Bene, iniziamo novembre. Allora, come vediamo, ci aspettano per ora, perché poi non si sa mai se ci saranno stravolgimenti dovuti soprattutto a partite di coppa, no? Di Lega, così messe così a caso e in maniera inaspettata. Comunque, attualmente le partite sono 5. Di queste 5, due sono di Champions League e poi tutte le altre sono di campionato. Io direi di far questo, cioè di dividere le partite giocate da quelle simulate. Allora, io giocherei questa, e dopo vi dico perché. Questa perché comunque è un big match sempre con Liverpool, e come dico sempre, anche se giochiamo in casa contro le squadre più blasonate, secondo me è sempre sia più bello giocarle, ma comunque è meglio giocarle perché magari simulandole, nonostante questa una squadra sia forte, magari si rischia di perdere. Poi magari perdo uguale anche giocandola. Però almeno perdo perché ho deciso di perderla perché ho giocato male, per di. E poi questa. Allora, ecco, le altre due le simulo. Allora, perché questa qui contro lo Zenit? Non tanto perché giocheremo, come vedete, fuori casa, ma perché se la dovessimo vincere a regola, matematicamente saremmo qualificati per il turno successivo di Champions. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a giocare, che ho parlato anche fin troppo. Allora, vediamo un po'. Il solito discorso delle maglie, perché, ripeto, lo Zenit c'ha delle maglie strabelle, che però purtroppo sono le maglie di colorazione simile alle nostre. Allora, vediamo un po'. Schick non è al pieno della forma, perché se non erro è tornato da poco, quindi farei giocare il buon Brereton, così come Lena al posto di Oblak, e ma anche Deulofeu al posto di Sané. Vai, per il resto ok, iniziamo. Vai Brereton, no! Vai Gabriel Jesus, no, è lì! No, non ci voglio credere. Dai, vai Dybalino, buttala dentro. No, è uno scherzo. Mamma mia, mamma mia. Lo Zenit sfiora il gol. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Che zotta. Che zotta in difesa. 2 ore e mezza, più già qualche tasto per spazzarla. Nulla, guarda lì. Lui nulla, la deve toccare. Lui uguale, tira addosso a quell'altro. E gol di loro, maledetta la miseria. Va bene, via, finita. No, se ma non va su piedi, ma così avrebbero ormai andate. 3-0, a parte che il risultato è clamoroso. Però a parte quello, ma ogni volta respinge il pallone, comunque il portiere difensore per ritorna per i su da per di loro. Che palle, via. Via, finisce proprio così, 3-0. Bisognava alla fine perdere, perché lo Zenit alla fine ha fatto di più di noi, cioè rispetto a noi. Però 3-0 è troppo. Seconda partita, cerchiamo di non ripeterci, perché veramente è stato un inizio, un risultato scioccante, quello di prima. E nonostante chiaramente era questa qui, l'andrò a giocare e mi rimangio quanto ho detto prima sul discorso delle partite simulate e giocate, perché già dall'altro video, almeno per quanto riguarda l'altro video, ho fatto più punti simulando le partite piuttosto che giocandole. E se la lossa va avanti, data la partita di prima, allora forse è meglio simulare le partite piuttosto che giocarle. Comunque, resta di fatto che questa la voglio ugualmente giocare. E ok, ci siamo. Comunque, prima non avevo fatto questo cambio qui, adesso, siccome me ne sono accorto, lo faccio. E anche se non è il suo ruolo, faccio giocare Cucurella, che è, direi, più forte di Cook. Sì, ha giocato anche prima lui titolare, ma non ci ho fatto caso. E niente, metto Cucurella al suo posto. No, non ci voglio credere, 1-0. No, ragazzi, ora spengo e rifaccio tutto, perché è una cosa clamorosa. Cioè, nel senso, no, faccio tutto, la prossima partita intendo. Spengo, sì, perlomeno, su, guarda, se magari l'intelligenza, chiamata artificiale, dei giocatori si resetta, perché, cioè, Oblak, 92, guardate cosa ha fatto, cioè, fermo. Un tiro peta di João Mario. Oblak fermo. Oh, è morto, è svenuto. Andiamo, Schick, buttala dentro. Boia dentro.
1-1. Patrick Schick, Ale, è tornato, perché anche se potevo farlo giocare dalla precedente partita, adesso ha, diciamo, ripreso un po' la sua anche forma fisica, cosa che prima non c'aveva. Buono, 1-1. Di chi è Coutinho? Madonnina, ragazzi, non si fa in tempo a fa gol che si ripiglia e si torna addirittura in svantaggio. Vai, 3-1. 3-1, ma cos'è? Ho preso 6 gol in 2 partite e questa non è ancora finita. Io, boh, non ho più parole. Vieni, Dybala. Oh, 3-2. Attenzione, eh. Ci crediamo, perlomeno io ci credo. Quantomeno al pareggio. Vieni. Vai, Dybala. No, ma che cazzo fai? Ti ho ritirato, ho detto. Vai. Eccolo. 3-3. Sané. Andiamo, 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 andiamo. Mancava 10 minuti, via. Andiamo un po'. Cambi, no, bene così. Mi metteva magari Sterling, era meglio. Andiamo, è l'ultima azione. Passa la Sterling, che è entrato. Sterling! 4-3! Rimonta completata. Risultato ribaltato. E andiamo di... nemmeno al 90esimo, probabilmente negli ultimi secondi, al 92esimo. Sterling è appena entrato, la butta dentro e andiamo di... E finisce proprio così, 4-3, che partita. Però anche oggettivamente che sofferenza, ragazzi, perché non si possono prendere 6 gol in 2 partite, indipendentemente dal fatto che sia stata una di Champions e una di campionato. Però meno male, vedete, alla fine è andata bene. Sembrerebbe che comunque dal secondo tempo in poi siamo tornati a giocare come sappiamo e speriamo di continuare a fare così, quantomeno quando gioco io. Terza partita, giochiamo fuori casa contro lo Swansea. Guardiamo se simulando la partita riusciamo quantomeno a prendere meno gol e magari riusciamo a vincere. Sì, è vero, si è vinta anche alla fine, però guardiamo proprio se ce la facciamo senza magari andare in un clamoroso svantaggio. Decisamente, 0 gol subiti nonostante fossimo fuori casa. 2-0, semplice semplice. Eccoci arrivati all'ultima partita che giocherò, ma non l'ultima del video. E niente, a seconda di come andavano le partite precedenti, magari questa poteva essere decisiva, non tanto per il passaggio del turno, ma bensì su chi potesse arrivare prima nel girone. Però è successo l'opposto di quello che speravo, ovvero non si è perso, l'hanno vinto. Speravo, come ho detto, l'opposto. E niente, però sicuramente... No, niente, no, sicuramente niente, niente, perché anche se dovessimo vincere rimane sempre una partita rimanente. E se lo Zenit stesso dovesse anche lui vincere, non siamo qualificati, ma rimaniamo in corsa, ecco, tutto qui. Quindi vabbè, lasciando stare conti che comunque sono veramente inutili, perché comunque dopo questa rimarrà sempre un'altra partita da giocare, metto questa per sicurezza come divisa. Pensavo veramente a tornare a vincere in Champions, a far bene, perché la situazione non è delle migliori, cioè potrebbe andare sicuramente peggio, ma potrebbe andare anche meglio, anzi poteva andare anche meglio, quindi meglio non rischiare e pensare di fare così a modino. Ho sbagliato, ok, ho fatto 2 cambi così tanto per fare un po' di turnover, rimesso anche Brereton, perché anche se Schick nell'ultima partita giocata ha fatto abbastanza bene, voglio comunque far giocare un pochino Brereton. Non levo Jesus perché è troppo forte, anche se magari ultimamente non fa tanti gol. Vieni Gabriel Jesus e buttala dentro! No! Di quanto è uscita! Boh, è bomba, va tirato! E comunque, nonostante tutto, io posso garantire che vi stiamo prendendo a pallonate, eh. È rigore, è rigore. Sì, sì, ho sentito fra l'altro anche la vibrazione di quando ti prendono la gamba, insomma, al posto del pallone. Vediamo un po' chi va a battere. Pogba, va bene, Pogba. Perché io una volta dissi che devo sistemare un po' quelli, sai, tutti i rigori, le punizioni, bla bla bla.
però poi sinceramente me ne sono dimenticato. Comunque ho visto Dybala 88. Oh, scusate se perdo tempo, eh. No, voglio fare la Dybala. Oh, guarda, tira Pogba. Ma la butti dentro, eh. Oh. Eccoci. Maledetto. Miseria. Dybala, Madonna santa. Vai Jesus! Gabriel Jesus! All'83esimo la sblocca con un gol destro e andiamogli! Sì, lo so, ho dovuto un po' urlare per il semplice fatto che poi lo vediamo insieme con dalle statistiche. Questa è la partita principalmente giocata da noi. Cioè, siamo stati veramente tanto pericolosi rispetto a loro. E sembrava veramente non ne volesse entrare una. E andiamogli, via! Si torna a vincere anche in Champions. Risultato minimo, anzi scarto minimo, però efficace. Fra l'altro, non vorrei dire la cavolata, fino a prima, ovvero fino al primo tempo, lo Zenit stava 1-1. Anche con le statistiche, è vero, non è clamorosa l'ossa, però di 9 tiri, 7 tiri in porta. E non ne voleva entrare uno. Comunque, vediamo quanto ha fatto lo Zenit alla fine. 2-2, ottimo. Quindi a regola dovremmo essere praticamente qualificati. A regola sì. E vi dico anche perché. Perché la prossima sarà, credo, Zenit Atletico Madrid. E o passa lo Zenit o passa l'Atletico. E noi a regola non dovrebbe toccarci niente. Perché se vince lo Zenit, supera l'Atletico e viene a pari punti con noi. Quindi andremo noi e lo Zenit sopra a regola. Se pareggiano, la situazione dovrebbe rimanere così. E addirittura credo, no, forse l'Atletico rimane primo, non lo so. Resta di fatto comunque, perché non mi ricordo quanto siamo. Vabbè, resta di fatto che a regola noi dovremmo essere qualificati. A regola. Vabbè, lo vedremo poi con calma quando ci arriveremo. Comunque, andiamo ad affrontare l'ultima partita del mese e del video. Giochiamo in casa contro il Watford, la simulo. Vediamo un po' se possiamo continuare questa serie di vittorie che si è creata da poco, fra l'altro. Pronti via, 1-0 Sané. 4-1, buono. Sono arrivato alla prima giornata del mese successivo, fra l'altro proprio capita il 1° dicembre, proprio il primo giorno del mese e prima partita, Carabao Cup, adesso lo vediamo. Comunque, niente, quando inizierà a calcio il mercato invernale, oltre agli altri, ci saluterà anche Van Berg, venduto comunque una cifra abbastanza alta rispetto al suo valore, perché lui va arrivare sui 19.000, sì. Anzi, 19 milioni, scusatemi. L'abbiamo venduto a quasi 28, quindi non male. Comunque, eccoci qua. Andiamo a vedere il calendario. Come vi ho detto, Carabao Cup, proprio la prima partita contro il Brentford. E saranno un bel po' di partite, quindi tanto sono tutte belle. Quindi ci sarà da simulare un po'. No, altrimenti veramente viene troppo troppo lungo il video. Probabilmente faremo un simulo, simulo a seconda di Messi o Messi, perché come ho detto prima non c'è da rivedere, perché non vorrei dire aver detto troppe cavolate. Comunque eventualmente simulo, gioco, gioco, simulo, ciao Newcastle. E gioco. Oggi sono partite veramente belle, a regola, ma comunque importanti proprio dal punto di vista di classifica. Quindi faremo 4 simulate e 3 giocate a regola. Comunque, questo è quello che succede nel prossimo video. Quanto riguarda questo video, sono partiti inizialmente male, subito con una grossa sconfitta contro lo Zenit in Champions, ma poi ci siamo ripresi. Fra l'altro bella la partita con Liverpool, perché sembrava veramente ormai decisa, ovvero che andassimo a perdere, invece in realtà, soprattutto col gol sul finale di Sterling, addirittura abbiamo vinto 4-3. Poi per il resto, buono, perché abbiamo vinto tutte le partite da lì in poi, fino alla fine del video. Via, speriamo che questa serie, come ho detto prima, questa mini per ora serie di vittorie possa continuare. E nonostante tutto va bene così. Via. Detto questo, niente, prima di lasciarvi vi ricordo di fare, se volete, le solite 3 cose, ovvero se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video futuri che caricherò. E niente. Ci vediamo poi nel prossimo video, nel quale appunto inizieremo il mese di dicembre, che come ho detto prima ha veramente delle partite importanti. Via, vi aspetto. Ciao!